La strada che vedi alle mie spalle durante la notte si è trasformata in un vero e proprio fiume, un fiume di acqua e ghiaia. C'è un piccolo canale, diciamo, dove solitamente c'è dell'acqua, ma quello che sorprende è come la potenza dell'acqua abbia sollevato questo tombino che vedi proprio qui davanti a me, da cui usciva praticamente una fontana vera e propria di acqua, una cosa abbastanza eccezionale, tant'è che l'acqua insieme a sé ha trasportato anche tantissima ghiaia. Ormai sono quelle critiche sono note all'amministrazione comunale che a noi che operiamo sulle strade e proprio in questo punto sono stati eseguiti importanti lavori recentemente che sono tuttora in corso. Però purtroppo quando succedono queste bombe d'acqua sappiamo bene che l'acqua non guarda in faccia a nessuno e produce questi effetti che creano dei disagi alla popolazione. E oggi siamo intervenuti in più punti assieme alle squadre di protezione civile per allagamenti in cantine, abbiamo chiuso delle strade che adesso per fortuna sono riaperte e si sta gestendo questa piccola emergenza in questo luogo per cercare di riportare quella che è la normalità alla circolazione. In questa casa è stato, dato che la fognatura non riceveva più acqua, l'acqua è filtrata dal pavimento e ha allagato lo scantinato. Prima di noi sono intervenuti i vigili del fuoco e adesso stiamo ultimando l'intervento aspirando l'ultima acqua e fango che rimane in queste situazioni. Dove siete intervenuti anche durante la notte? E stanotte la frazione più colpita è stata Ronchi e Popereacco, che l'Edra tracimava e anche i canali sfumatori erano proprio fulmini fino impossibile. E quindi siamo intervenuti più che altro a tenere d'occhio gli argini.